L'altro giorno è successa una cosa grave. Sono tornato a Milano dalle vacanze in Puglia per la Pasqua e avevo il frigorifero vuoto, ma proprio a vacanda, nemmeno una nocciolina da sgranocchiare. Ed erano le 8:30, ero a casa e di solito alle 8:30 non ho molta voglia di andare a fare la spesa. Vedete, io abito tipo là, mentre la Coop è tipo là. Ora, potrete anche pensare che io sia un pigro, ma non me la sento di farmi giudicare da voi, perché so che siete dei pigri stronzi, almeno quanto lo sono io. Così mi sono detto, ehi, ordiniamo qualcosa online, perché sprecare energie se posso pagare qualcun altro perché le sprechi per me? It's capitalism, bitches! Ma poi non l'ho fatto, per due ragioni. La prima è che l'ultima volta che ho ordinato una pizza su Domino's ho aspettato più di 2 ore e ho dovuto mandare delle mail minatorie perché ero incazzatissimo, ma poi non ho più neanche risposto alle mail perché l'incazzatura mi era passata. E la seconda ragione per cui non l'ho fatto è per questo. Questa roba qua, no? I riders sono molto incazzati perché i ricchi non gli lasciano le mance. E così la cosa mi ha fatto pensare. E ho pensato ad una polemica del genere alle soglie del 1° maggio. E ho pensato ancora alla festa dei lavoratori, ho continuato a pensare, ho pensato talmente tanto che mi sono scordato anche della fame. Cerchiamo allora di capire subito e di contestualizzare. Da diversi anni a questa parte, il web sta cambiando il nostro modo di vivere, lavorare e spostarci. Sono nate app e piattaforme web che permettono di fare cose che prima erano impensabili. Potete mettere in affitto il vostro appartamento o il vostro bungalow grazie ad Airbnb. Potete affittare il vostro aspirapolvere folletto grazie a Paladin. Potete farvi dare un passaggio quando uscite strafatti dalla disco grazie a Uber o a MyTaxi. O potete farvi portare la cena a casa grazie a Glovo o Deliveroo o tante altre app. Ma potete anche spedire i fattorini e ritirarvi la posta, la lavanderia oppure a farvi la spesa. Se non avete voglia di uscire di casa è l'ideale. Quest'ultimo tipo di app, in particolar modo, lavora grazie ai fattorini che vengono assunti, più o meno, dall'azienda e ricevono indicazione tramite il loro smartphone del lavoro da fare e vengono pagati in base al numero di consegne che fanno. La media è di circa 1,60 euro a consegne netti su per giù, per un giro di affari di circa 2 miliardi di euro l'anno, secondo un articolo del 28 aprile di quest'anno della stampa. I fattorini in questione possono anche lavorare per due aziende contemporaneamente, o anche di più se riescono ad organizzarsi. Dipende da quanto tempo decidono di dedicare a questo lavoro, o a questo metodo per arrotondare qualche spiccio in più, vedetela come preferite. Si tratta di uno degli esempi più concreti della gig economy. La gig economy è un... come definirla? Un metodo lavorativo, diciamo, una forma di economia parallela, no? Che sta sorgendo in questi anni grazie al web e che permette appunto a una smaterializzazione del mondo del lavoro, no? I contratti si fanno più brevi, c'è una flessibilità più alta, ci sono turnover altissimi e ci sono anche dei lavori paralleli, come abbiamo visto. È nata grazie al web, ma non sta andando a sostituire il mondo del lavoro per come lo conosciamo, lo sta affiancando. Altre figure che sono emerse con la gig economy sono per esempio lo chef che potete chiamare tramite app per venire a casa vostra a cucinarvi senza contratto, senza nulla, vi prepara la cena, la pagate e finisce là. Oppure, questa è, lo amo, è il tipetto che potete chiamare sempre tramite app per venire a lavarvi la macchina mentre voi state lavorando, gli date la posizione e lui vi raggiunge. Oppure più banalmente è il tipo che vi tiene il cane mentre voi andate a fare aperitivo con i vostri cazzo di amici, no? Cioè, c'è un mondo, ragazzi, c'è un mondo qui, è una roba spettacolare. Ma ovviamente non è tutto oro ciò che luccica. Questo perché il cambiamento, l'arrivo della gig economy è stato talmente veloce e talmente repentino che non ha portato con sé solo vantaggi, ma anche una serie di problemi, dal punto di vista fiscale, per esempio, ma soprattutto, ed è quello di cui stiamo parlando adesso, dal punto di vista sociale. I lavoratori della gig economy, per esempio i riders di Foodora, di Glovo, di quello che volete voi, assomigliano dal punto di vista lavorativo più a dei freelancer, quindi a delle persone che non hanno un inquadramento contrattuale, non hanno un salario minimo, non hanno neanche delle coperture assicurative. E, cioè, giuro, sto cercando di paragonarli ai freelancer, ma in realtà non sono neanche questo, perché è una roba che è arrivata talmente in fretta, che è arrivata talmente repentinamente, che la legislazione italiana non ha avuto neanche il tempo di adattarsi a questi cambiamenti. E quindi non c'è un modello di riferimento. Luigi Di Maio, vista la sua esperienza pregressa da Bibitaro allo Stadio San Paolo, aveva preso a cuore questa situazione da ben prima di arrivare al governo. Ci aveva marciato a lungo durante la campagna elettorale e aveva promesso che sistemare la questione sarebbe stata una sua priorità. Ma naturalmente non si è fatto nulla e solo negli ultimi giorni, viste le polemiche, si è ricordato della questione. Capito il contesto, parliamo ora delle polemiche che stanno infiammando i giornali e l'opinione pubblica in questi giorni.
Come dicevo, il lavoro dei riders non è sempre piacevolissimo, perché al più delle volte si lavora senza inquadramento contrattuale, si lavora senza copertura assicurativa e senza neanche un salario minimo, e quando piove o nevica il lavoro si fa abbastanza difficile, anzi diciamocelo, è un po' un lavoro di merda da fare. E infatti è successo che qui a Milano alcuni riders qualche giorno fa si sono incazzati. Su una pagina Facebook di un collettivo di riders è stata pubblicata una lista di VIPs, di persone molto importanti e molto in vista qui a Milano, calciatori, cantanti, che puntualmente ordinano il cibo su queste app e non lasciano la mancia ai ragazzi che la vanno a consegnare. E insieme alla lista è stata pubblicata una serie di minacce più o meno velate, anzi non lo erano per nulla velate, che riportavano cose del tipo: sappiamo dove abitate, sappiamo quali sono le vostre abitudini, che nel minore dei casi possibili può significare ti piscio nel risotto la prossima volta che ti porto la cena, ma può significare anche qualcosa di peggio. Nella lista c'era un elenco di VIPs molto in vista qui a Milano, come Fedez, sua moglie, Icardi, Platinette, Rovazzi, Clementino, Teo Mammucari, eppure Salvatore Aranzulla, ragazzi, che stranamente non ha ancora trovato il modo per scaricarsi la cena direttamente da internet. E che cazzo, Salvatore, ma stampatela in 3D, che fai prima, no? Naturalmente questo fatto ha creato indignazione, perché questa sembra una vera e propria lista di proscrizione, ma questa non è l'unica azione forte messa in atto dai riders in questi giorni, che hanno cominciato a scioperare un po' in tutta Italia. Ieri sabato 27 hanno scioperato in massa a Torino, mentre oggi domenica 28 stanno scioperando a Bologna. Ok, questo è quanto. E se vi state chiedendo che cosa pensare di tutto ciò, anche così a ridosso della festa dei lavoratori, beh sì, è una roba che fa indubbiamente indignare, e ve lo confermo, è anche un bel casino. Ma partiamo da una considerazione fattuale, no? I riders fanno un lavoro di merda, ok? Ora noi possiamo girarci attorno con la retorica quanto vogliamo, possiamo dire che il lavoro nobilita l'uomo, le mani ti puzzano di dignità a fine turno, sì, quanto volete, ma sono tutte cazzate, ragazzi, sono tutte cazzate. Un rider spende 1,60€ a consegna, non ha tutele dal punto di vista assicurativo, non ha un salario minimo, è un lavoro di merda, è un lavoro di merda. Ora voi immaginatevi in questa situazione, siete un rider, uscite in una sera di pioggia per andare a fare una consegna con la vostra bella bici a City Life a Milano, no? Ai Ferragnez, dovete consegnare un tofu macrobiotico con quinoa, ok? Arrivate sul pianerottolo, vi ritrovate Fedez che non vi ringrazia e non vi dà neanche la mancia. Loro, che li vedi, no? Che sono là, che guadagnano milioni di euro l'anno e tu sei là per 1,60€ più qualche spiccio in più perché sta piovendo, no? Cioè, ragazzi, Fedez, sto scherzando, cioè, esempi, secondo me, esempi. Fai cagare come cantante, però mi stai simpaticissimo. Comunque, immaginatevi in questa situazione qua, Fedez o chiunque altro. Cioè, è normale che ti incazzi, che diventi un bolscevico, che diventi Lenin, capito? Cioè, ti incazzi da morire. E lo capisco, ragazzi, io lavori di merda ne ho fatti, io ho pulito i cessi, ho lavorato di notte. E sono stato anche umiliato dai miei clienti, dai miei capi e dai clienti, sono stato anche minacciato dai capi e dai clienti, più volte anche. Soprattutto ho lavorato anche a Natale, a Capodanno, alle volte senza neanche essere pagato, cioè sono stato sfruttato alla grande, poi ho dovuto correre tra sindacati per aversi soldi, c'è una roba incredibile. Quindi so che cosa significa fare un lavoro di merda e allo stesso tempo incazzarsi da morire perché si è in una situazione del genere. Quindi so vagamente di che cosa stiamo parlando e credo che non ci sia nulla di male nell'ammettere che al mondo ci sono dei lavori di merda. Il mondo funziona anche così, non ci si può far nulla e non lo si può negare. E la rabbia può essere compresa in alcuni casi. A me è capitato, sono capitate delle situazioni analoghe, non per delle mance, ma con dei clienti che si sono comportati come dei veri figli di puttana. Anche con dei VIP ci sono stati anche dei casi con persone abbastanza famose ed in vista, e non ho reagito facendo liste di proscrizione o minacce, però potrei aver condito i piatti con alcune secrezioni, potrei aver condito i piatti con alcune secrezioni orali, per dirvi quelle meno zozze. Ma voi ve la sentireste di condannarmi? No, direi di no. Andiamo avanti. Però queste reazioni sono impulsive, sono istintive e possono essere comprese, ma non possono essere giustificate. E le liste di proscrizione di riders sono sbagliate, sono degli errori, sono... Cioè, io ho sbagliato quando ho sputato nei piatti dei miei clienti? Sì, probabilmente sì. Lo rifarei? Sì, lo rifarei. Continuerei a sbagliare, però lo rifarei in effetti. Nel caso dei riders però, il problema più che essere dei VIP che non ti lasciano la mancia, diciamo che è un problema di tipo politico e sociale, va bene?
Fedez che non lascia la mancia, magari è stronzo, ma minacciarlo non serve a nulla, magari ti alza un polverone sulla questione, dal punto di vista comunicativo è geniale, ma non risolve il problema, ok? Non è colpa di Fedez se noi siamo poveri, così come non è colpa di Fedez se i riders non hanno una copertura assicurativa, non hanno un salario minimo, non hanno un contratto. Pensarla in questa maniera qua ti porta solo allo scontro sociale, ti porta solo all'invidia sociale. E tutto ciò, ragazzi, ce n'è già troppa di questa roba in Italia, non c'è bisogno di altra invidia, di altro scontro. Quello che servirebbe invece a questo paese, più che lo scontro sociale, dovrebbe essere la solidarietà sociale. Cioè, VIP come la Ferragni, come Tioma Mucari, anche la Platinette, possono essere più utili come alleati che non come avversari, come obiettivi. Se c'è qualche riders che mi sta guardando, bravissimi, siete stati geniali, geniali, avete fatto un lavoro perfetto, avete alzato un polverone della Madonna, però adesso forse la prossima mossa strategica potrebbe essere quella di convincere queste persone a parteggiare per voi, questa gente che avete minacciato, convincerla a prendere le vostre difese, visto che hanno fatto la cagata, e non lasciarvi le mance. Cioè, capito? Potrebbero aiutarvi nelle vostre istanze, a farle pesare di più, e potrebbero aiutare l'opinione pubblica a schierarsi con voi. Ok, io vorrei che fosse questo il sentimento che possa emergere dal primo maggio, no? Il sentimento di solidarietà tra i lavoratori, non quello dello scontro sociale che c'è stato in questo paese per decenni, sempre, basta, basta, pace sociale, no? Se poi voi volete sputare in un piatto, no? Volete sputare nella cena di qualcuno, fatelo, vi fate un'azienda di sputi tutta vostra, no? E sputate nella piattina, ok? Va bene, però Non lo sbandierate, e andate poi a protestare con chi di dovere, con chi ha il dovere di tutelarvi. In ultimo, prima di lasciarci, volevo fare una considerazione non troppo stupida e banale, o almeno spero che non sia così. Ma ha senso, no? Andare a creare un nuovo contratto nazionale o andare ad inquadrare come operai i riders o i tipi che ti lavano la macchina quando sei al lavoro o tutti gli altri tipi che lavorano nella gig economy, quando è evidente che ci troviamo davanti a un fenomeno del tutto nuovo e che probabilmente il tipo di legislazione vecchia che applichiamo non potrebbe funzionare per questi? Non sarebbe meglio cercare una nuova strada? Nuova, per esempio? No, perché se trattiamo un rider come un operaio metalmeccanico, cosa che non è assolutamente, ma non perché fa un lavoro di tipo diverso, proprio perché la strutturazione del lavoro è diverso, cioè un operaio metalmeccanico ha dei turni fissi, fa delle cose più o meno stabili, cioè è completamente diverso, no? Se le trattiamo allo stesso modo, se cerchiamo di inquadrarle nello stesso modo, all'inizio magari ti arriva una valanga di voti a te, parte politica che hai fatto questa riforma, ma nel lungo periodo l'azienda che dà lavoro a sto povero Cristo o se ne va dall'Italia perché lì si alza troppo il costo del lavoro, oppure semplicemente alza i prezzi a danno del consumatore finale. E non è assolutamente una cosa positiva per nessuno. Quindi, cioè, io non sto sminuendo assolutamente il lavoro dei riders, né sto dicendo che dovrebbero adattarsi alle politiche di sfruttamento delle aziende. Semplicemente sto dicendo che ci troviamo davanti a un fenomeno nuovo che, secondo me, merita una riflessione più approfondita e un tipo di soluzione nuova rispetto a quelle vecchie a cui eravamo abituati. Si è fatto in passato per altre situazioni, io ritengo che si possa fare anche ora per questa nuova situazione. Ma approfitto, visto che stiamo parlando di sti cazzo di riders, visto che adesso si riparla di sti cazzo di riders, perché? Perché se ne riparla, perché è un tema molto politicizzato e che soprattutto ti permette a te, forza politica, di attaccare tutte le cose a cui tu sei avverso, quindi di prendere le difese dei lavoratori contro la globalizzazione, contro i mercati, contro le multinazionali, Soros, gli ebrei che nel mondo, tutta sta roba qua. Approfittiamo anche per ricordare che non ci sono solo i riders a lavorare in queste condizioni qua, ok? Ci sono anche in contesti italianissimi e da tantissimi anni, non recentemente, delle persone che lavorano in condizioni di tutela completamente assenti. Per esempio, gli agricoltori che lavorano nei caporalati, per i caporali in Puglia, in Basilicata, in Calabria, oppure tutte le persone che sono costrette a lavorare a nero perché altrimenti non avrebbero lavoro. Quindi ecco, questa potrebbe essere un'occasione non solo per occuparsi dei riders, ma anche per occuparsi di tutte queste persone qua che hanno tutele zero, se muoiono li lasciano là, ok? Quindi GG, vedi, occupi di sta roba, per favore, occupate pure di sta gente qua, va bene, bravo. Bene, io ho finito. Scusate se ho fatto dei collegamenti che tra loro possono sembrare sconclusionati, ma il fatto è che la storia dei riders è stata politicizzata estremamente ed è una storia che di per sé va a toccare diverse tematiche e ha tante sfaccettature, come per esempio lo sfruttamento o i cambiamenti del mondo del lavoro. Ora, il mondo del lavoro è cambiato tanto e bisogna saper offrire delle risposte nuove a delle domande e dei problemi nuovi. E sono finiti i tempi in cui c'era Engels che diceva che è il lavoro che crea l'uomo.
No, ragazzi, col cazzo impanato e fritto, il lavoro non crea l'uomo, il lavoro è una parte della vita dell'uomo e non possiamo dirci definiti da quello che facciamo, soprattutto quando facciamo quello che facciamo solo per tirare a campare. Che tu sia un cantante di merda o che tu sia un riders, non è più così. Quindi, ragazzi, io vi saluto, vi auguro di passare, di festeggiare una buona festa dei lavoratori, che siate lavoratori o non lavoratori, occupati, disoccupati, inoccupati, o che prendiate il reddito di cittadinanza. Condividete questo video se vi è piaciuto, mettete like, iscrivetevi alla pagina Instagram che trovate in descrizione, e io vado perché sto morendo di freddo, col cazzo che è arrivata la primavera, maledetti. Ci vediamo al prossimo video, ciao!